Si conclude con un pareggio, un 1-1 tra Juventus Domo contro Virtus Vercelli, una partita tiratissima. Scendiamo subito in cronaca e cerchiamo di capire cosa è successo. Al decimo partono subito forti gli ospiti di Vercelli, Tinaglia tenta di bucare la porta con un gol su rovesciata ma la sfera termina alta. Al sedicesimo prova a dire la sua il Domo con Zanni che cerca di concretizzare una pressante offensiva con una fucilata quasi dal limite dell'area ma la palla rimbalza sulla traversa. Ventesimo, Ceschi serve una bella palla a Carassiti che cerca il gol ma Scrivanti devia in angolo. Ventiduesimo, gli ospiti passano in vantaggio, cross di Rognone e Ferrari di testa insacca nella rete dello 0-1. Al 24esimo un'altra occasionissima per i Granata, Ciana prova a centrare il pareggio con un gran tiro ma la palla rimbalza sul palo. 27esimo, Zanni serve un'occasione d'oro a De Ponti che sfrutta bene e spedisce la sfera nella rete dell'1-1. Il Domo trova il pareggio, le squadre vanno negli spogliatoi sull'1-1. Adesso passiamo alla ripresa, parte subito forte la squadra di Omergozzi, Rognone prova a centrare il vantaggio con un diagonale rasoterra ma la sfera termina fuori sul secondo palo. Al decimo assist di Danzo, si inserisce Ceschi sul secondo palo ma la sfera termina fuori. Passano solo 120 secondi e il cross di Danzo sempre dalla destra, ci prova questa volta Carassiti ma il risultato resta invariato. Sedicesimo, Carassiti dal limite calcia una sassata che però termina alta sopra la traversa. 36esimo, ultima azione, Aio prova a mettere il pallone proprio sul primo palo ma Scrivanti neutralizza. Peggio appunto un 1-1, un risultato che non rende giustizia a quella che è stata la partita.